Ciao a tutti da Fedello di Hydra Games, Tanani Goblin Perugia. Oggi andremo a guardare nella scatola di Deep Vance, creatore degli abissi. Gioco di Alex Davis e del famoserrimo Ryan Lockhart, che ricordiamo per Nirenfar, Above and Below e tutti questi bei giochi, portato in italiano, come sempre, dalla DV Giochi. Gioco da 2 a 4 giocatori, durata sui 30-40 minuti, dai 12 ai 99 anni. Il vostro nonno con 100 anni e passa non potrà giocare con voi, mi dispiace per lui. Allora, cosa abbiamo qua? Intanto, grazie a DV Giochi che ci ha fornito la copia, abbiamo un piazzamento tessere, ci troviamo nel fondo dell'oceano e noi gestiremo un ecosistema e in competizione con altri giocatori che avranno il loro ecosistema. Questo è un gioco che proporrò a Simona a tradimento, che ama i piazzamenti tessere, che però non ama l'interazione. A quanto so, c'è abbastanza cattiveria in questo gioco. Beh, bando alle ciance, togliamo la piastichina e vediamo cosa abbiamo qua dentro. Tanto già lo sappiamo, abbiamo tessere esagonali, segnalini Archea, conchiglie, cubetti, segnalini carenza di Archea, conchiglie, sia segnalini conchiglia e le regole. Allora, già so che c'è un po' di lavoro da fare per capire e, diciamo, integrare dentro di sé l'iconografia del gioco. Allora, regolamento intanto. Le conchiglie quanto sono belle, già l'ho viste sotto. Allora, il setup, va bene, questo qua l'abbiamo detto, cosa abbiamo? Panoramica di gioco. Poi qua abbiamo il turno di gioco. Le variazioni, espandere, attivare, quindi penso metteremo le varie tesserine al nostro ecosistema e poi le faremo funzionare. Ecco qua la sezione attacchi che dirò sottovoce a Simona, poi l'attivazione delle conchiglie, impoverire e la fine della partita. Beh, regolamento veramente breve. Ecco qua tutti i vari simbolini che dicevamo. Poi qua abbiamo una guida alle tessere perché penso qualcuno avrà delle funzioni particolari. Ok, variante con asta iniziale, ce la guarderemo. Allora, qua le conchiglie veramente bellerrime, così a vederle, vediamo. Sono anche belle pesanti. Queste penso l'hanno prese da qualche parte sull'Adriatico, poi ripulite. Allora, poi qua abbiamo vari gettoncini di plastica, viola. Belli pesanti anche loro. Poi qua abbiamo, ok, tutti i vari cubetti, ce ne sono quattro bianchi trasparenti e poi questi viola trasparenti anch'essi, bellerrimi, materiali veramente fighissimi, questo va detto. E eccoci qua nella zona fustelle. Allora, fustelle spesse. Vediamoci una tesserina al volo. La medusa luminosa, grande amica dei nostri soggiorni marittimi, questo è il retro. Ok, abbiamo qua varie bestie, il retro mi sa è tutto più o meno uguale, sì. Sono vari tipi di disegni, penso saranno le varie tipologie che abbiamo visto prima. Il calamaro colossale, gigante, il calamaro vampiro, ok, tutte cose che a me terrorizzano e non guardo i documentari apposta perché sono spaventatissimo dai le bestie degli abissi, tipo ecco, vedi i vermi tubo giganti, potrei veramente morire. Bene, io non ho altro da dirvi per Deep Vance se non che lo proverò, spero senza subire le ire della mia compagna. Ciao bellissima gente, alla prossima!